Svegliatevi, cazzo, svegliatevi, Dio boh! Ma cos'è l'interpretazione? Cos'è? Contro il genere penultimo! Come avete fatto 4 pareggi consecutivi? Ma cazzo, ma sveglia! 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 Dio boh! Dai! Ma stasera è un disastro! L'unico di voi che salve è Dzeko, partita fenomenale! Venite a criticare anche questa sera è di Dzeko, Dio, che ha fatto tutto lui questa sera, la squadra l'ha fatta lui! Ha lottato come un leone dal primo all'ultimo minuto! Imparate, Dio, imparate, Dumfries, cazzo! Impara, Dio! Fai la partita 6-20, no, Dio! Hai sbagliato tutto, non punti mai l'uomo, non punti mai l'uomo! E c'avevi dei giocatori di merda, chi è che c'avevi, Dio po'? Vasquez, che non è manco un difensore, non è manco un terzino sinistro! Poi hai avuto Cambiaso, niente, Calafiori, ma dai, ma scherziamo, non è mai saltato l'uomo! Nel finale è stato abbastanza bravo a staccare un po' di testa così cos'ha, a mettere qualche pallone in mezzo, ma non è mai puntato quel cazzo di uomo, cioè è pienamente insufficiente, come quasi tutti. Sanchez, irriconoscibile, irriconoscibile, ha fatto due buone sponde e basta, ha sbagliato qualsiasi cosa potesse sbagliare. Cazzo! Cazzo! Tipo, Perisic anche questa sera non gli posso dire niente, perché è la prima partita che sbaglia praticamente quest'anno, però ragazzi, questa sera è veramente ridicolo Perisic. Questa sera mi ricorda il Perisic di qualche anno fa. Devo dire, questa sera De Vrij invece è spettacolare. De Vrij ha sempre trovato l'anticipo su Yeboah prima e su Kallon poi. Stranamente veramente bravo. Bastoni un po' in difficoltà, però dopo un po' ha rimediato. Come D'Ambrosio che prende una traversa clamorosa nel secondo tempo. Lì ragazzi, dici, lo affanculo. 15 angoli, abbiamo battuto uno buono. Uno buono. Tra l'altro, l'unico che mi è piaciuto della squadra praticamente. Perché comunque è stato bravo. Ha comunque sparso bene, bene la palla, nelle prime minuti ha sparato anche il gol dopo un bel cross di Barella. Barella anche lui è disastroso. Brozovic, primo tempo malissimo, secondo tempo si è ripreso facendo delle buone giocate. Bravo in fase di impostazione, comunque di copertura. Barella ha sbagliato un sacco di passaggi, ha sbagliato un sacco di scelte, un sacco di passaggi ed è riconoscibile da un mese a questa parte. Da quando abbiamo avuto un calo, il calo. E ragazzi, il Genoa ha rischiato più volte di andare in vantaggio con Gudmundsson che si è mangiato un gol davanti a Handanovic da solo. Non sa manco lui come ha fatto. Non sa manco lui come ha fatto. Non c'era né destro, né Amiri, né Cambiasso, né chi è che c'è, né Rovella. Come fa a andare in difficoltà? Io, boh, bel giocatore, a me invece mi è piaciuto. Ha giocato abbastanza bene. Si è battuto, ma De Vrij è venuto bene. D'Ambrosio anche, non è che abbia giocato benissimo. Parte la traversa, ha avuto un po' di difficoltà. L'Anfri, non ne parliamo. Dzeko l'unico, Dzeko dà un grande voto perché veramente si è sbattuto dal primo all'ultimo secondo prendendo botte su botte, prendendo tutti i palloni di testa, ogni duello, prendeva tutti i palloni di petto, tutti li stoppava, faceva sponde qua e di là e gli altri che buttavano via tutto. Ma ragazzi, ma Dzeko spettacolare, a 36 anni, una cosa del genere. Dovete imparare da lui, imparare da lui l'atteggiamento, il mestiere, perché Mina oggi aveva pareggiato, vedevo che doveva andare più. A più 3 virtualmente, invece adesso rimane sempre lì virtualmente a più 1. Se vinci poi quella col Bologna, se vinci perché in questo momento in questa situazione non la vinci quella col Bologna. Facciamo i piatti chiari, ma ci sta lunga. Non la vinci in questo momento qui. 2 punti in ultime 4 è uno score allarmante, ma prima in classifica. 2 punti su 12 disponibili. Facciamoci due domande. E ragazzi, cosa devo dire? Ci abbiamo provato nel secondo tempo con Dzeko qua e là, ma alla fine è entrato bene Lautaro, almeno quella, almeno la reazione di Lautaro che ha fatto vedere che almeno c'ha la voglia di provare a segnare, ha fatto due o tre buone occasioni, ha avuto nel finale di testa, una alta di poco, l'altra ha messo giù un gran pallone sul passaggio di Vidal, Vidal anche Madonna, è entrato tra i passaggi tutti sbagliati, ma svegliati, ma svegliati. Ha tirato Barella, Lautaro ha fatto dare qualche buon tiro, ma niente di che, Sirigu alla fine, che è stata mai impegnata, grande occasione c'è stata a parte la traversa di D'Ambrosio, quella grande occasione di Gudmundsson nel primo tempo. E anche di Menegoni, è andato che cazzo ha combinato, perché rischiava di fare una beta clamorosa. Vabbè, comunque, ha avuto occasioni nitide poche, grande possesso palla, ma occasioni nitide poche, un possesso palla sterile, non tiriamo mai da fuori area, questo ragazzi è una critica che devo fare, punto. Inzaghi, Carmine devi fare prima, Pantalone devi buttare dentro prima. Caicedo, buttalo dentro prima, cazzo lo butti dentro l'85esimo, qui i cambi sbagliati, punto, stasera mi do l'insufficienza perché i cambi li ha sbagliati, devi far entrare le persone prima, punto, cazzo, affanculo, Dio.